quando non mi candido posso fare quello che mi pare. Non mi possono accusare che è campagna elettorale. È amore. Roma non può continuare a vivere solo di emergenze. L'emergenza rifiuti, l'emergenza trasporti, l'emergenza lavoro, l'emergenza buche, l'emergenza periferie, l'emergenza diseguaglianze, perché a Roma in questi anni sono cresciute tanto le ingiustizie. Le persone sono stremate e non ne possono più perché i problemi vengono spesso addirittura ignorati. Hanno privato cioè Roma di un'idea di futuro e questo non è normale e io credo che bisogna voltare pagina. Ridare a Roma il ruolo che gli spetta nel mondo e ridare tranquillità e felicità ai cittadini. Io credo che solo l'alleanza del centro-sinistra può garantire questo e riaccendere la speranza in questa città. A Roma l'alleanza c'è, chi se ne tira fuori sbaglia e sbaglia di grosso, perché bisogna prima di tutto pensare a Roma e poi a se stessi. Io faccio un appello, ma siamo sulla strada giusta. Facciamo delle primarie una grande opportunità di mobilitazione popolare e dico ai romani: andate tutte e tutti ai gazebo e decidiamo insieme. Ci sono tante persone autorevoli e radicate che arriccheranno il confronto e penso che con la scelta di ieri Roberto Gualtieri sia proprio una candidatura forte e credibile e la sua scelta di candidarsi aiuterà questo progetto di rinascita. Quindi questa è la verità. Ora c'è l'alleanza, buttiamoci dentro la città coinvolgendo i romani e le romane, andiamo alla primaria e salviamo questa città. Le energie ci sono e questo è l'obiettivo al quale dovrebbero tutti e tutte aggregarsi. Presidente, è campagna elettorale questa, non mi candido. È venuto a parlare di politica. Purtroppo non mi candido. E meno male, le primarie saranno uno strumento potente di riscatto di Roma.